Oggi è una giornata nella quale la musica ha grande spazio nella nostra puntata, perché dopo aver aperto appunto con Clara Rossi, adesso siamo in chiusura con un musicista, Gabriel Piergiovanni De Leoni, al quale diamo il buongiorno. 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 Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei Paolo, buongiorno a tutti i telespettatori. Sono contento di essere tornato. Esatto. Dopo anche altre interviste. Esatto, dice bene tornato, perché qualcuno dei nostri telespettatori lo riconoscerà e lo conoscerà proprio per questo speciale che è stato trasmesso, che è andato in onda e che è comunque sempre disponibile anche on demand, che la nostra Francesca Tricca ha fatto e ha sviluppato col nostro ospite di oggi, nel quale sono stati affrontati tanti temi, tanti argomenti, alcuni dei quali li affronteremo anche oggi, ma magari oggi cercheremo anche di integrare tutto quello che è stato detto. No? Certo. E musicista è incompleta come cosa, perché è anche un grande appassionato di musica, studioso e collezionista. E lo vediamo qui con delle cose mi piace collezionare anche cose, diciamo, insolite nella musica, perché magari raccolgo anche giornali dell'epoca dove ci possono essere notizie interessanti, testi antichi, spartiti, immagini facciamola vedere alle telecamere. Sì, è quella la telecamera, esatto, quella. Ecco, immagini antiche dei compositori. Qui per esempio c'è questa è una cosa particolarissima, perché ci sono degli stralci di lettere. Così riflette, bisogna che la tiene un po' più, ecco, così bene. Ecco, così. ci sono degli stralci di una lettera di Paganini che lui Dublino 25 febbraio 1837, non risulta neanche che sia stato Dublino in questa data. Quindi molte volte, capito, raccogliendo cose particolari si vengono poi a scoprire delle cose che effettivamente nelle biografie non risultano. Quindi anche le biografie dei musicisti sono incomplete, per forza di cose. Sono incomplete. Cosa era andato a fare Paganini a Dublino quindi 3 anni prima della morte, perché poi nel 1840 è morto. D'altra parte, volendo fare una battuta, in quegli anni non c'erano i social, per cui loro non potevano scrivere su Facebook vado a Dublino, e di conseguenza nessuno lo sapeva. Se Paganini ha preso non so quale mezzo per andare a Dublino ed è stato lì e poi è tornato, senza dirlo a nessuno. Lui era andato per Charlotte Watson, perché era innamorato di questa cantante inglese, e tentò fino alla fine di convincerla. Sì, purtroppo il padre di Charlotte non era contento di questa cosa, e Paganini ne ebbe, insomma, una sofferenza, perché dovette abbandonare questo suo sogno, forse l'ultimo sogno, diciamo, prima di morire. Infatti il nipote, quando io feci vedere questa cosa al nipote di Paganini, mi disse: è sicuramente questo, perché non aveva senso, non aveva altro motivo, insomma, un viaggio, diciamo. Quindi quando il nostro ospite, ci tengo a sottolinearlo, quando il nostro ospite dice: quando ho fatto vedere questa cosa al nipote di Paganini, non è che lui la fa scivolare come se fosse una cosa normale, ma non è proprio normale, perché lui in realtà ha fatto una cosa eccezionale. È stato allievo e amico, si può dire, di un discendente di terza generazione di Niccolò Paganini, che era a sua volta musicista e insegnante di musica. Sì, il quale mi ha introdotto in questa scuola, diciamo, questa scuola è una scuola esoterica, nel senso siamo pochissime persone, 2-3, non di più, proprio perché ricostruire, diciamo, la posizione di Paganini, anche la tecnica, è una cosa veramente particolarissima, perché oggi queste tecniche sono molto ricercate anche dalle grandi superpotenze, cioè si fanno studi in America, vuol dire, hanno fatto non so quanti studi di laboratorio per ricostruire questa posizione, per capire come si muoveva. Ci sono proprio fascicoli e fascicoli. Certo. Però sicuramente, diciamo, i segreti veri e propri, voglio dire, sono rimasti. Facciamo un piccolo colpo di teatro per quelli che non hanno visto ancora lo speciale, no? Stiamo parlando di Paganini, stiamo parlando di violino, qualcuno dice: ma lì dietro c'è una Fender, c'è una chitarra elettrica, perché parliamo di violino con Gabriel De Leoni? Perché io poi, voglio dire, ho trasportato molte tecniche violinistiche poi sulla chitarra elettrica, come poi è successo negli anni Ottanta, perché tutto il discorso della chitarra elettrica neoclassica riprende, diciamo, il discorso
della tecnica violinistica o comunque barocca di tanti compositori come Bach, Vivaldi, Locatelli, Paganini, e tante cose sono state riportate qua. Ma il trasferimento è dal violino alla chitarra o dalla chitarra al violino? Dal violino alla chitarra, anche se molte cose sono poi passate anche dalla chitarra al violino, per esempio i pizzicati che Paganini faceva sul violino erano di tipo chitarristico, lui si era abituato a farli sulla chitarra, strappava e poi sul violino faceva la stessa cosa, diciamo, dava il colpo d'arco, qui si fa il colpo di plettro, ma diciamo che c'è un interscambio fra i due strumenti, anche se la posizione, diciamo, della chitarra è molto diversa da quella del violino. Questa è una Stratocaster, vedo firmata ma non riconosco la firma. È Malmsteen, perché è tutta scavata praticamente. Uh-huh. Ah, la vedo infatti che non è liscio, c'è il manico. Questo scallop neck praticamente, che è un modo particolare, nel senso è ripreso un po' dagli uti del 500, anche questa è una cosa, per fare in modo che quando tu suoni, tu hai tocchi soltanto la corda, ma il legno sotto non arrivi al legno. Non arrivi al legno, quindi è un tocco diverso, ma è un tocco che ti fa perdere meno tempo, perché tu lavori solo sulla corda, diciamo. Ecco. Certo, certo, certo. Poi dopo c'è il discorso delle microvibrazioni, c'è il discorso anche del tocco, perché questa cosa ti sviluppa un tocco particolare. Certo, adesso va detto che tecnicamente certo. Non siamo stati in grado di fare un collegamento, o meglio abbiamo preferito evitare, diciamo, le complicazioni di un collegamento audio diretto con la regia, eccetera, per cui è qui solo per farci vedere un po' l'abilità delle mani. La velocità della mano, la scioltezza che ti dà anche uno strumento dove tu non hai l'attrito del legno, è una cosa veramente diversa. L'abbinamento da musicista, violino, chitarra elettrica, dal punto di vista dell'esercizio, non è complicato, non complica un po' la vita al musicista? Io direi che un pochettino sì, sicuramente, perché poi ti trovi a dover studiare delle tecniche veramente diverse, come lo sweep, a inserire, diciamo, nella chitarra delle tecniche che logicamente, venendo dal violino, comportano, diciamo, anche uno studio del plettraggio particolare, perché qui devi, certo, hai un plettro, non hai un arco. Appunto. Quindi, diciamo, ci sono tante cose da affrontare, capito, da studiare per poi riprodurre. Poi, per esempio, il taglio dello strumento, perché la chitarra, voglio dire, ha un taglio acustico molto certo. Più basso del violino, quindi quando tu devi poi riportare, per esempio, un capriccio di Paganini sulla chitarra elettrica, devi comunque tagliare, cioè devi fare in modo, capito, di poterlo inserire, diciamo, su una tastiera. E questa operazione viene fatta per passione, per uso personale, oppure poi è anche possibile incidere, oppure c'è dell'interesse nell'ambito del mondo musicale a questo tipo di operazioni? Oggi come oggi, voglio dire, si è partito dallo studio, diciamo, anche nelle università americane, proprio di riportare questi capricci, queste cose qua, perché poi dopo anche nel discorso musicale certo. Questi assoli vengono utilizzati, vengono inseriti. Oggi il discorso della velocità è diventato una cosa normale, ci sono ragazzini che nelle scuole giapponesi che sono dei mostri, sono velocissimi, certo. Cioè, quindi voglio dire, quello che una volta era, diciamo, forse anche un tabù. Virtuosismo per pochi, diciamo, invece. Adesso è diventato una cosa per tanti, anche se poi. Tra i tanti virtuosi, poi l'artista emerge comunque. Sì, perché l'arte è un'altra cosa. Perché poi, voglio dire, il discorso troppo meccanico, appunto, senza i sentimenti, c'è questo che avviene anche oggi, questo discorso di esecuzione acribica, cioè perfetto, senza sbavature, tutto intonato, tutto però. Dopo manca il sentimento. Esatto. Cioè, sentimento lo si costruisce, cioè, secondo me, attraverso quella passione lì, cioè la passione per la storia della musica. Cioè, se tu, per esempio, devi eseguire un capriccio, il 17° di Paganini, per esempio, e non sai. Guarda, girano in perpendicolo rispetto a. E non sai cosa. Certo. Le immagini che ci sono. Certo. Cosa capisci? Questo qui è un dialogo. Io niente sicuro. Ecco, per esempio, è un dialogo fra una vecchia e una giovane, uh-huh. No? Dove la giovane è rappresentata, è la scala discendente molto più acuta, e la vecchia che si ritira sono gli accordi
molto, molto più bassi, molto più cupi. E questo come lo si capisce? Lo si capisce studiando un po' anche la storia dei personaggi, studiando la sua vita. Queste cose che bisogna ricostruirle, perché nello spartito non c'è scritto cosa il compositore vuole rappresentare. Certo. Va fatto uno studio filologico importante, approfondito. Però molti musicisti che studiano questi brani non sanno i sentimenti che ci sono dentro. Certo. La musica senza, diciamo... Le sue lezioni invece entrano anche, perché allora ricordiamo che il nostro ospite è anche ovviamente musicista, collezionista, studioso, appassionato, ma è anche, oltre che concertista, insegnante. Nella sua impostazione del corso escono anche questi concetti? Eh sì, perché il feeling, cioè il trasmettere qualche cosa, capito, quando tu suoni è fondamentale. Ma io se molte volte vai a questi concorsi, i concerti, e senti tutto perfetto, ma manca l'arte. Ma manca, capito, io dico manca l'arte. Mancano i sentimenti, certo, no? Sì. Anche nella scorsa intervista dicevo, mi si avvicinano tanti stranieri e dicono, ma gli italiani suonano con più passione. E invece questi ragazzi che vengono da tutto il mondo si danno battaglia su questi capricci, su i brani più difficili, ma manca l'emozione, mancano le emozioni, certo. manca il sentimento. E allora cosa serve? Come si inietta questo sentimento? Come si fa? Innanzitutto bisogna cominciare a suonare dei brani più semplici, perché Rossini, per esempio, dirà, ho pianto quando ho sentito Paganini suonare, ma sicuramente non aveva sentito un capriccio, aveva sentito una melodia semplice, perché Paganini trasmetteva molte, soprattutto questi sentimenti nelle melodie che erano più semplici, perché il brano virtuosistico per lui era un brano di studio, cioè questi capricci, voglio dire, lui non li eseguì mai dal vivo. Oggi tutti i violinisti si combattono per avere il primo, secondo, terzo posto su questi. Li imparano a memoria, li eseguono tutti i 24, ma questi sono delle composizioni che lui dedicò sì ai violinisti del suo tempo, certo. Ma non sono mai dal vivo, lui non li eseguì mai dal vivo, eseguiva sempre concerti. Paganini copiava voglio dire, i concerti di Kreutzer, faceva questi, a lui interessava il discorso musicale e tecnico, ma soprattutto anche sentimentale, certo. Cioè, ci doveva essere, capito, un sentimento, non soltanto il virtuosismo. Questo librone dell'aria vissuta cosa ci dice? Questo libro qua è abbastanza misterioso, perché effettivamente non si sa chi nel 7-800 ha copiato queste cose. Sono scritti con una precisione che sembrano stampati, ma sono tutti scritti a mano. E questo perché? Perché all'epoca lo spartito Paganini non li aveva questi spartiti. Certo. Doveva andare di notte alla biblioteca del Marchese di Negro a copiarseli con le candele, certo. A copiarseli a mano e poi dopo li eseguiva. Perché, Sì, perché noi oggi facciamo difficoltà anche solo a concepire queste idee, no? L'idea per esempio che non si potesse registrare. No? Noi oggi facciamo un pezzo, aspetta, lo registro, poi lo risento, invece una volta non si poteva registrare. Se non sbaglio, il pianoforte nasce proprio come strumento per riprodurre l'orchestra, certo. Per dare la possibilità al compositore di fare le varie parti sì. Mentalmente per capirle, certo. No? E fino a che non veniva rappresentato, poi il compositore componeva, poi chiamava gli elementi d'orchestra e poi lo provava e diceva non è venuto benissimo, adesso bisogna che riscrivi, certo, cioè certo. Se ci pensiamo oggi è una cosa folle. Sì. Che sicuramente scoraggerebbe chiunque, nessuno oggi, certo. Affronterebbe un'impresa del genere. Per esempio, se noi pensiamo all'incontro di Rossini con Beethoven, a un certo punto Beethoven dice a Rossini: complimenti per il Barbiere di Siviglia, che è un'eccellente opera buffa, ma lei si attenga a comporre sempre opere buffe, non forzi il suo destino per comporre dell'altro. Qui Beethoven sbagliò, perché Rossini ha composto tante opere, Tancredi, l'Otello, il Mosè. Ma magari aveva paura, l'aveva tenuto a distanza, dice rimanga lì che sennò mi potrebbe fare un po' ombra, un attimo, no? Che... C'era comunque sicuramente una certa, c'è sempre stata una certa invidia del mondo dei musicisti
d'oltralpe. Tra loro si incontravano, si conoscevano, Rossini Paganini, Rossini Beethoven, allora, Beethoven Mozart. Certo, Rossini Paganini si sono incontrati tante volte, capito? Per esempio, Paganini nel 1838 era a Parigi. Questo è forse uno dei pochissimi autografi che Paganini va fatto vedere a quella telecamera che Paganini rilasciava, rilasciava al di fuori dei suoi scritti, delle lettere, diciamo, perché era conosciutissimo. Ci avete capito, no? Noi magari siamo contenti perché abbiamo l'autografo di Vasco Rossi, e invece il nostro ospite Gabriel De Leoni ha l'autografo di Paganini. Certo, non è che stiamo scherzando, insomma. Però voglio dire, questo testimonia, vuol dire, anche questa lettera qua, dove Camillo Sivola, l'allievo di Paganini, parla proprio di Rossini, come abbiamo convenuto ieri sera dal gran Rossini. Quindi sì. C'era proprio una frequentazione, certo. C'è sempre stata una frequentazione di Rossini con questi violinisti, ma per esempio Paganini si recò a Vienna anche lui perché voleva incontrare Beethoven, ma Beethoven era già morto. Mentre invece Rossini riuscì a incontrarlo con l'aiuto del poeta Carpani, perché Rossini si era rivolto a Salieri per potersi far ricevere da Beethoven. E Salieri gli disse: c'è bisogno dell'intermediazione del poeta Carpani, che è un poeta, diciamo, molto gradito a Beethoven, e che vi può aiutare, perché Beethoven era già sordo, e vi può aiutare perché sennò voi non riuscirete a parlare con Beethoven. Certo. Lui dovrà scrivere in tedesco e dovrà poi tradurre. Effettivamente Carpani riuscì a condurre Rossini all'abitazione viennese di Beethoven. Solo che Rossini, quando si trovò già a salire questa scalinata che portava, diciamo, a un tugurio, perché lui dice: quando salimmo già la scalinata io ero già emozionatissimo perché avevo sentito Vienna l'eroica e di Beethoven ero rimasto, certo, sconvolto. Ma poi quando aprimmo, diciamo, la porta, ci trovammo davanti un bugigattolo sudicio, tutto pieno di spartiti gettati alla rinfusa, e Beethoven era sul piano che stava correggendo una musica, una sua composizione. E quando ci sentì arrivare, mi disse: ah, lei è Rossini, il compositore del Barbiere di Siviglia. Bellissimo, mi sono divertito, diciamo, ad ascoltare questa sua composizione, ma lei non forse il suo destino, non destino. Perché in Italia non c'è una dottrina musicale tale da poter scrivere delle opere serie, e questo si è rivelato, diciamo, un errore. Certo. Ma Rossini poi ci racconta, cioè fa una descrizione anche precisa di Beethoven, cioè dice: come noi lo conosciamo dalle immagini, è lui. Certo. Sono giuste, molto trasandato, con queste ciglia molto folte, gli occhi piccoli che sembravano trafiggerti, e soprattutto quest'aria così dimessa, che portò poi Rossini a piangere, perché poi Rossini, quando abbandonò questo, certo, questa stanza, quella che state ascoltando è la passione vera, quella di cui parlava poco fa il maestro, cioè l'idea che conoscendo la musica e conoscendo i personaggi della musica, conoscendo la loro storia, tutto questo poi ci entra dentro, e quando diventiamo a nostra volta esecutori, non si sa per quale motivo, ma c'è una magia che si crea, e questa cosa arriva anche al pubblico, al di là di ogni virtuosismo. Noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di mandarci un po' di materiale, e lei ci ha mandato anche un filmato. Sì, lo vogliamo vedere un attimo, certo, sono, certo, pochi secondi, lo vediamo, certo, insieme. Vediamo e ascoltiamo, naturalmente. È
diciamo che mi viene da dire virtuosismo, ma non solo, no? Quello di cui abbiamo parlato un attimo fa. Questo modo poi di girare la mano sopra sotto. Per esempio, questi sono dei trucchi che io avendo lavorato come dimostratore, noi dobbiamo conoscere dei trucchi un po' particolari, certo, per fare colpo, sì, far colpo e far comprare la chitarra dopo. Queste cose qua che normalmente non si fanno e non si insegnano. Però capito, bisogna imparare, capito? Si dice in Francia jouer la musique. Certo. No? Quindi diciamo che sono dei giochi. Certo. Anche il discorso delle quattro dita, no? Come fosse un pianoforte, sul manico, no? Che è una cosa che in America insegnano molto. Ma da noi, per esempio, queste cose tecniche non sono arrivate, o comunque molto poco. Ed è invece un patrimonio importante. Però è molto importante anche saper curare col vibrato le note lente, certo, cioè delle melodie. Allora, certo, siamo in chiusura, siamo un po' oltre, ma ci siamo presi volentieri qualche minuto in più. Regaliamo ai nostri telespettatori una curiosità che io ho imparato vedendo lo speciale, e che è questa cosa che Paganini, che per tutti riusciva a suonare anche se gli si rompeva una corda, certo, in realtà la costruiva questa performance del salto delle corde. Sì, perché Paganini aveva montato proprio sul tallone dell'arco, cioè in fondo all'arco, un dispositivo che gli consentiva di tagliarle. Perché molti dicevano, ma le montava già consumate, saltavano perché erano già consumate, uh-huh, e invece no. Perché con questo dispositivo si possono tagliare anche le corde moderne, cioè uno volendo, certo, con dei rischi, perché... È chiaro, la corda una volta che salta, il violino è attaccato alla faccia. È vicino, ecco. Però lui questa cosa la preparava, sì. Effettivamente, e faceva saltare 1, 2, 3 fino ad arrivare alla quarta corda. Perché Paganini era un estremista, diciamo. Certo. Se noi andiamo a guardare i resoconti del tempo, per esempio, qui c'è un giornale che riporta la notizia che Paganini chiedeva di poter partecipare a un intervento chirurgico facciale. Era una cosa per l'epoca incredibile, perché io non so che anestesie... Certo, mamma mia. E gli fu rifiutato, perché era una cosa veramente... Ma lui voleva andarci per sentire le grida del... Perché queste emozioni così forti, poi, certo, le trasformava in musica. Le riportava in musica, certo, perché lui diceva, se io non sento dentro, come faccio a far sentire, certo, gli altri? Certo. Oggi questi musicisti che... Beh... Diciamo che oggi è molto diverso, le, certo, emozioni che arrivano in altri ma modi. Molti dicevano, io vado a sentire questi concerti, sento, certo, delle imitazioni, dei suoni. Sì, molte, sì, volte non era solo musica. Certo. Era descrizione di grida, di dialoghi, perché poi Paganini, il violino parla. Sì. E gli faceva dire delle parole. Allora, come avete visto, quando si parla con personaggi di questo calibro si può stare veramente ad ascoltare, perché poi in realtà abbiamo ascoltato tante curiosità e vi posso garantire che non avevamo, avevamo una traccia, ma molto flebile, sì, che abbiamo anche lasciato correre, perché poi il divertimento sta proprio in questo, sta, sì, nell'andare dietro ai ragionamenti, ai discorsi e nel bearsi di questo privilegio che abbiamo avuto noi, che abbiamo voluto trasmettere ai nostri telespettatori nell'ascoltare la grande passione, per cui non solo la musica, ma la grande passione di Gabriel Pier Giovanni De Leoni, che è stato oggi qui con noi e che vi ricorda a questo punto la possibilità di andare a partecipare ai suoi corsi rintracciandolo, sì, in che modo? Tramite email, il mio mail è cli@gabrielepiergiovanni.gmail.com. Perfetto. E comunque, se voi cercate, vi posso garantire che se cercate su Google direttamente lo trovate e lo rintracciate. Sì, per chi proprio non ci riuscisse e volesse, può rivolgersi a Rossini TV e sicuramente vi metteremo in contatto. Grazie veramente per essere stato con noi a chiudere questa puntata di oggi venerdì. Noi ringraziamo tutti per aver seguito la puntata. Se vi siete persi qualche pezzo potete recuperarlo in replica o on demand. Restate sempre con i programmi di Rossini TV. Ci vediamo con la prossima diretta lunedì mattina alle 10. Grazie ancora, buon fine settimana. Grazie maestro. Grazie a voi.